Claudia, in un mondo di uomini tu sei quello che ha un ruolo molto importante, a parte che li tratti malissimo, giustamente, anche dal punto di vista istituzionale, insomma, sei una donna molto severa. Ecco, questo, quanto ti divertiva questo personaggio, da questo punto di vista, e anche il fatto comunque di essere veramente l'epicentro della narrazione? Beh, non ce ne sono tante di donne in questi 30 anni di vita, ci sono le loro mogli, amanti, quindi nel film ci sono molti personaggi femminili. Il mio è un personaggio, diciamo, che traccia un po' tutto il film, proprio perché poi c'è questo processo che non è il protagonista del film, perché la cosa secondo me anche interessante di un legal thriller così fatto, diciamolo, orgogliosamente italiana, insomma l'italiana, è proprio anche il fatto che si narra tantissimo il passare del tempo, come diceva anche Riccardo, ma l'umanità, no? Quindi il proprio l'animo umano, la complessità. Questa donna cerca la verità, e la verità è una cosa un po' probabilmente relativa, perché c'è la verità, non sappiamo se ci sarà una verità assoluta, però mi è piaciuto molto il personaggio di Paola Maralfa, che è questo pubblico ministero che appunto conduce questa indagine, insomma questo processo, e è una donna fragile, nel senso che comunque nel suo potere, tu dici tratto male, ma io non tratto male nessuno, no, dai. Io cerco di scuotere un po' negli occhi di questo ragazzo, il mio lavoro è proprio quello, no? Di riuscire a capire dove sta la verità, cosa è veramente successo, impossibile da capire. Mi piaceva anche il fatto che, essendo appunto Francesco appunto lo scrittore di questo di questa storia, quindi del libro, che tutta la vita ha avuto appunto, no? è la sua materia, e quindi mi sono preparata in un modo, diciamo, ho cercato di capire cosa pensa, quali sono i meccanismi mentali di una donna che appunto viene, insomma, di un pubblico ministero. Ho fatto un po' di ricerca, ho cercato, Andrea mi ha suggerito, abbiamo pensato insieme di trovare questa stanchezza di voce, che era interessante proprio per il fatto che una donna poi che è abituata a parlare tanto, ad ascoltare tanto, ci stava questo contrasto, quindi mi era interessato anche il contrasto di, così, del modo di... Siciliana. Sì, sono siciliana. No, perché io mi è venuto spontaneo, diciamo, dargli un po' un accento del sud che non fosse proprio barese o pugliese, perché comunque immaginiamo che sia un tribunale del sud, essendo lui un questore, i tribunali appunto che se ne occupano in Perugia e Potenza, è vero? Potenza, quindi io mi è venuto spontaneo e Andrea me l'ha permesso, gli è piaciuto questo accento. Com'è? Dimmi. No, perché parla in un modo diverso da come parla quello che vedete nel film, però. Parlo come Paola Maralfa. Massaggio. Non è un'imitazione, non è un'imitazione, è una stanchezza di voce. Bravissima. 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 Bravissima.